Nel nostro stato ideale, la carica di gran lunga più importante fra tutte le più alte cariche dello Stato sarà questa, il ministro dell'istruzione. L'abbia ben chiaro chi sarà prescelto e chi lo dovrà scegliere. Perché il primo germoglio di ogni vita, se prende la via giusta, ha piena possibilità di giungere alla propria perfezione e diventare quel che deve essere. Vale per tutti gli esseri viventi, piante, animali domestici o selvatici, esseri umani. L'essere umano, ci piace pensare, è un animale domestico. Certo, se ha buona natura e robusta istruzione, tende a diventare il più divino degli animali e il più mite. Ma se non è educato come si deve, se non è educato bene, non c'è al mondo animale più selvatico. Ecco perché un legislatore non deve mai lasciare che l'istruzione dei giovani diventi una questione secondaria o un impegno marginale. E il primo punto sarà questo. Scegliere bene chi dovrà occuparsene ed eleggere a quel ruolo il migliore di tutti i cittadini. Chi governa uno Stato deve tenere in massima considerazione l'educazione dei giovani. Di questo principio nessuno può dubitare, perché in uno Stato in cui ciò non avviene, questo va a discapito della comunità politica. È per questo che l'educazione deve essere impartita in armonia con l'ordinamento politico di uno Stato, perché in genere è la natura specifica di quell'ordinamento politico a preservare la comunità civile e a costituirla dalle fondamenta. Così, ad esempio, è sullo spirito democratico che si regge la democrazia. Ed è sempre così. Un ordinamento politico è migliore quando migliore è lo spirito che sta alla base. D'altronde, in tutte le abilità e le conoscenze tecniche è necessario apprendere e assimilare alcune nozioni preliminari prima di passare alla pratica. E lo stesso, è evidente, vale anche per imparare ad agire secondo virtù. E dal momento che l'intera comunità politica persegue un fine unico, unico deve essere anche il tipo di educazione. E lo stesso per tutti. E deve essere un'educazione pubblica e non una questione privata, alla maniera di quelli che oggigiorno provvedono privatamente all'educazione dei figli e trasmettono loro un sapere particolare frutto di opinioni personali. Se una cosa riguarda il bene pubblico, anche la sua pratica deve essere pubblica. È sbagliato credere che un cittadino appartenga solo a se stesso, perché è all'intera comunità politica che appartiene. Ogni cittadino è una parte costitutiva di quella comunità. E l'attenzione riservata alla singola parte, com'è naturale, si iscrive nell'attenzione riservata a tutto l'insieme.